Benvenuti all'approfondimento di classe NBC del giovedì dedicato alle materie prime. Come sempre abbiamo il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio, commodititrading.it. Ciao Giancarlo, ci sei? Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Oggi sei l'uomo del giorno, eh? Magari. Nel senso, in senso figurato, visto che c'è a Vienna la riunione dell'OPEC, si deciderà se aumentare, lasciare il taglio della produzione in linea rispetto a quello già preventivato, se allungare temporalmente questo taglio della produzione, ma il mercato, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Giancarlo vuole un aumento del taglio della produzione, o sbaglio? Il mercato gradirebbe un aumento del taglio della produzione per riportare il prezzo ancora più su e possibilmente sopra la fascia di resistenza che ormai da mesi si può identificare intorno ai $54 per barile. Tuttavia bisognerà attendere appunto qualche ora. Le indiscrezioni ci sono, come al solito. La mia idea è che alla fine, a livello di movimento di prezzo, ci sarà un nulla di fatto, nel senso che probabilmente il mercato ha già scontato nel corso delle scorse settimane quanto sarà deciso. Come dicevi correttamente tu, il dubbio è sulla durata dei tagli alla produzione, e cioè se da un lato appare veramente scontato che ci sarà un taglio, e questo dipende anche dalla parziale impotenza, no, di alcuni paesi arabi maggiori di andare avanti con il petrolio sotto certi livelli di prezzo. Si fai i nomi, noi qua siamo trasparenti, Giancarlo, vogliamo i nomi. In primis ovviamente si parla dell'Arabia Saudita, il principe saudita si è espresso chiaramente nelle scorse settimane dando addirittura dei livelli di fair value del petrolio per i prossimi mesi e indicando un trading range fra i $45 e i $56 per barile. Naturalmente c'è la possibilità da entrambi i lati, per entrambi le fasce, di avere delle estensioni, ma sappiamo che vi sono delle resistenze molto molto importanti intorno ai $58-60 al barile e altrettanto importanti nell'area $40 al barile verso il basso. In questi mesi, e cioè parliamo da febbraio in poi, da quando si è rotto quel trading range che andava avanti dalla metà di dicembre, che è arrivato appunto a fine febbraio, c'è stato un su e giù dei prezzi proprio in quest'area indicata sommariamente dal principe saudita. Il ministro dell'energia saudita continua a dichiarare che c'è bisogno assolutamente di questi tagli, invoca naturalmente anche l'aiuto degli Stati Uniti, che hanno delle scorte molto molto ingenti. Questo lo diciamo da settimane e settimane, siamo sopra i 500 milioni di barili, anche se gli Stati Uniti un piccolo passo lo hanno fatto riducendo la produzione di 880 mila barili al giorno, questo è un dato di 3 settimane fa, e anche le scorte insomma tendono lentamente a ridursi, anche se naturalmente ci vorrebbero dei tagli decisamente più drastici per riportare il petrolio ai fasti delle quotazioni che abbiamo visto negli anni scorsi e in particolare precedentemente alla metà del 2014. Questa mattina c'è stato una specie di flash crash, ma sentivo lengua prima, e praticamente sembra che sia avvenuto su diversi mercati. Lui parlava del DAX, anche sul petrolio si è verificato dalle 10.25 in poi un ribasso molto veloce, dai $52 a $50.25, quindi quasi $2 di ribasso, poi ci si è riportati a livello di equilibrio. Il petrolio in questo momento è di nuovo sopra i $51 per barile. Cercavo notizie riguardanti il petrolio, ma probabilmente la verità è che bisogna cercare la soluzione altrove, chissà che non si sia trattato di il solito, daranno la colpa a qualcuno, e stavo per dire del solito errore di inserimento ordini, no? Quello mi fa ridere tantissimo ogni volta quando esce fuori questa cosa, è uno che ha sbagliato a mettere l'olio, non è che sapete io quante risate mi faccio, però insomma non è che sono gli hacker che insomma ci stanno mettendo lo zampino. Per favore, non diciamo che è colpa dei russi anche questa volta, no. Perché altrimenti io ho detto hacker in generale, non... sì. No, senti, va bene, costa molto spesso, monitoriamo la cosa, perché comunque insomma
se... sicuramente la curiosità c'è, perché esatto, appunto è avvenuto su diversi mercati, quindi immagino che nelle prossime ore sarà svelato l'arcano. Speriamo, speriamo. Non lo so, perché non penso sia così, non sia stato così ampia la discesa da, insomma, allarmare tutti quanti. Certo, gli operatori, certo, quelli che cliccano veramente lì, si sono allarmati, sì, come, come mi stai spiegando tu e come mi ha spiegato Antonio prima. Però dai, certo, vediamo, vediamo nel corso della giornata, magari salta fuori. Buongiorno e complimenti, sono entrato long sul cacao al superamento dei 2000 dollari perché tecnicamente pensavo che il ribasso fosse concluso al raggiungimento del supporto dei 1008. Invece, raggiunti i 2040, siamo ritornati a testare i minimi dell'anno. Che fare? Tenere, uscire in perdita? Vorrei anche entrare short sul gas perché vedo un gap ancora aperto a 3,05. Grazie Andrea. Allora, partiamo dal cacao. Partiamo dal cacao che è ancora una volta protagonista. In realtà la commodity della settimana, per ovvi motivi, del petrolio, però il cacao non scherza. Ieri ha perso 136 punti, era in area 2000 e la chiusura è stata piuttosto, il ribasso è stato piuttosto violento, con una chiusura sotto i 1009 e si parla del mid crop e quindi del raccolto di medio termine del, tanto per cambiare, della Costa d'Avorio. Lì da un lato vi sono i soliti movimenti da parte dei ribelli che periodicamente vanno a contrastare le forze governative, e insomma questi disordini creano preoccupazione. Questa situazione aveva provocato anche, aveva aiutato almeno il rialzo del cacao nelle scorse due settimane, perché cosa succede? Che ogni tanto bloccano i porti per le esportazioni e siccome nel frattempo a causa dei bassi prezzi è aumentata abbondantemente la domanda da parte soprattutto dei paesi europei, e allora c'era preoccupazione per questo e una specie di razionamento della domanda veniva, insomma, calcolato come premio a rischio. Le notizie del raccolto di medio termine sono positive quanto ad entità. Si pensava che i coltivatori non avessero potuto seminare tutta questa quantità di cacao, invece anche il meteo ha aiutato e questa è stata probabilmente la causa del ribasso di ieri. Ci siamo appoggiati, però ci stiamo per appoggiare a un supporto importante, ricordiamolo, è il minimo del 2008 intorno a 1860 e siamo molto vicini a questo punto. Questo supporto era stato però violato a metà aprile e ci eravamo portati al minimo del 2007, quindi dell'anno precedente, in 100 punti più. C'è più anche l'eventuale retest della trend line, giusto? Esattamente, ci potrebbe anche essere il retest della trend line che era stata violata al rialzo, per cui ci sono una serie di componenti tecniche. Personalmente sono attualmente fuori da questa commodity e lo sono da un mesetto circa, proprio perché i fondamentali non sono molto chiari, anche se i prezzi sono in area valore e questa commodity, per chi la sta trattando per esempio con una delle nostre strategie di trading scalare, sta facendo ottimi profitti da oscillazione. Personalmente, essendo soprattutto un opzionista, sono fuori da questo mercato, ma è da monitorare con attenzione, soprattutto se si dovesse riavvicinare ai minimi fatti segnare ad aprile e anche ad inizio maggio. C'è un doppio minimo che potrebbe essere ritestato, ma attenzione anche alla trend line che, certo, insomma, facevi notare tu. Per cui grafico del cacao bene in vista, soprattutto per coloro che tradano di brevissimo, perché le opportunità sia al rialzo che al ribasso veramente ci sono in questa fase. Allora, Giancarlo, Natural Gas, c'era l'altro... No. Pausa e poi facciamo Natural Gas. Assolutamente. Giusto. Pausa. Giancarlo, siamo andati un po' lunghi con petrolio e cacao, abbiamo l'ultima parte di commodity trading, cerchiamo di affrontare più materie prime. Allora, Natural Gas. Natural Gas non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta e anche rispetto alle scorse settimane. La mia idea è che il prezzo sia dimostrazione dei fondamentali, rispecchi i fondamentali, e quindi siamo in questa fascia che va fra i 3,4 dollari e i 3 dollari per miliardi di piedi cubi. In questo momento il livello è intermedio, 3 dollari e 230 sulla prima scadenza future utile. Da un lato abbiamo una situazione di scorte
inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di circa il 12%, ciò che però guardano gli analisti di medio periodo è la situazione della media 5 anni e in questo caso siamo in una fascia superiore di circa il 13%, quindi più o meno i due dati si equilibrano, ma si equilibra anche molto bene il prezzo, salvo situazioni meteo particolarmente gravose tipo caldo torrido che potrebbe favorire un maggiore utilizzo di natural gas per alimentare i grandi impianti di climatizzazione nelle industrie americane e anche nelle case dei privati di molte città del Nord America, il prezzo probabilmente rimarrà all'interno di questo trading range con possibili sforature o al rialzo o al ribasso. Abbiamo un massimo di dicembre 2016 intorno a $4 e un minimo di febbraio del 2017 intorno a $2.50, ma non credo che andremo a toccare questi livelli estremi. La stagionalità è ancora rialzista per qualche settimana, dopodiché si entrerà in modalità ribasso. Attenzione quindi soprattutto all'utilizzo della leva, che va maneggiata sempre con molta cura. Sappiamo che ci sono molti trader privati che affrontano il natural gas in maniera abbastanza spinta con dei prodotti leva 4, leva 3, ma attenzione perché in caso di permanenza del prezzo all'interno di un trading range con bassa volatilità, questi prodotti possono risentire dell'effetto contango che naturalmente penalizzerebbe le quotazioni. Zucchero, ci chiede Aldo. Beh, lo zucchero è in una fase molto interessante, quindi è una domanda che mi fa piacere affrontare. Siamo in una fase di ribasso che appare agli sgoccioli, almeno guardando la stagionalità, che tra un po' diventerà decisamente rialzista. Il grafico ci dice che è stata seguita perfettamente la stagionalità ribassista, che porta di solito i prezzi al ribasso dalla fine del mese di marzo fino alla fine del mese di maggio. C'era stato un tentativo di recupero dei prezzi fino a 16,60, 16,65, ma poi la media mobile a 20 periodi ha respinto questo tentativo. Si parla di possibilità di surplus ancora in India e in Indonesia, che sono zone di grande produzione di zucchero. Il ribasso è stato dovuto anche alla situazione tranquillizzante del Brasile, che a prescindere dai grandi problemi politici che deve affrontare in queste giornate, ricordiamo che c'è una situazione addirittura di disordini per la possibilità di hanno assaltato il ministero oggi, esattamente, e c'è anche una nuova caduta del Real brasiliano. Però indipendentemente da questo, in Brasile, per quanto riguarda il raccolto, si sono avute notizie, ripeto, rassicuranti, nonostante le grandi piogge delle scorse settimane. Siamo in questo momento in un'area di prezzo che è vicina al minimo fatto segnare a inizio maggio. Vedremo se questo livello terrà e a quel punto si potranno tentare dei long sullo zucchero con stop loss immediatamente sotto. Quindi la situazione appare abbastanza favorevole per coloro che volessero affrontare al rialzo questa materia prima in linea con la stagionalità per il medio periodo. Allora Giancarlo, mi dai un'altra materia prima a tua scelta, però fammela velocissima e chiudiamo. Possiamo fare un metallo, se vai, oro. Piacere. Facciamo l'oro, che è un classico, e abbiamo avuto un minimo sotto 1220 a inizio maggio. Qui sta aiutando sicuramente il rialzo imponente dell'euro nei confronti del dollaro, o comunque il ribasso del dollaro. La Fed probabilmente si dice alzerà i tassi, questo è venuto fuori anche dalla lettura delle minute pubblicate in questa settimana. Se ciò avvenisse e se contemporaneamente la BCE invece iniziasse a parlare di tapering, ebbene l'oro potrebbe spingersi nelle prossime giornate fino almeno al retest della trend line, che ormai resiste dal 2011, quindi è veramente molto molto importante. Qualora la trend line, e prima o poi succederà, venisse rotta, e allora ci sarebbero impulsi importanti, soprattutto se fosse superata quota 1.300, per salire di un centinaio di dollari su questa commodity. Mi sembra di capire che il dottor Dall'Aglio sconsiglia i prodotti in leva. Lui con che strumenti opera? Non solo il Dall'Aglio sconsiglia, ma anche noi lo sconsigliamo.
a meno che insomma non siate dei professionisti e non sappiate cosa state facendo, ma anche in tal caso io tenderei a lasciarli. Dall'Aglio opera in opzioni, giusto? Sì, esattamente, io opero con varie strategie, ma per la maggior parte con opzioni. E le materie prime tra l'altro si prestano benissimo a lavorare con questo tipo di operatività, perché rimangono l'ultimo asset i cui prezzi vengono guidati dalla domanda e dall'offerta nel medio periodo. Analizzando i fondamentali si possono trovare ottime occasioni. Vedremo ancora per quanto, Giancarlo. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, è sempre un piacere Giancarlo, alla prossima. Chiunque voglia trovare l'operatività Giancarlo lo può fare sul sito www.commodities-trading.it. Ciao Giancarlo. A presto, un saluto a tutti. Pausa, punto ora delle 12 e subito analisi tecnica.